Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere venuto. Sappia che sono qua. Sì. Come viene sopra, il progetto Gaia è suddiviso in tre contest, di cui noi facciamo il secondo, anche se si va poi a intersecare anche il primo. Lavoriamo principalmente come classe parte CLS, di indirizzo scienze applicate, sul laboratorio 5, quindi laboratorio dove noi facciamo informatica. Esatto. È al corrente dei problemi del laboratorio 5? Sì, abbastanza, però magari se sì. Parliamo insieme. I principali problemi sono la temperatura e il consumo di energia. La temperatura è piuttosto elevata, poiché con il sensore di temperatura collegato al Raspberry noi riusciamo a trovare più o meno una temperatura media che va dai 27 gradi a mezzo ai 29. Il che è abbastanza. Per il consumo, per quanto riguarda il consumo di energia, invece abbiamo i computer, la LIM e la stampante, che sono i tre principali oggetti che consumano. Solo che la stampante ha, diciamo, un consumo marginale rispetto al resto. Secondo lei potremmo intervenire su questi problemi o c'è qualcosa da migliorare? Sì, allora, si può migliorare. Allora, intanto la temperatura, che è legata a due aspetti. Il fatto che è un laboratorio e quindi anche ogni computer ha una emissione di calore, no? Quindi all'incirca 100 watt per ogni computer, e i termosifoni. Ora, al momento, diciamo, l'impianto di riscaldamento della scuola, che è centralizzato, però non è dotato di valvole termostatiche. Esatto. Okay? Quindi questo è il primo problema, diciamo, grosso che, diciamo, questo istituto si trova ad affrontare. La centralizzazione inoltre non è settorizzata, quindi, diciamo, va in maniera, diciamo, indipendente dal tipo di ala, sud o nord, eccetera. La scuola ha chiesto l'installazione delle valvole termostatiche, in tutti i termosifoni, in particolare delle aule, bagni, diciamo, ce n'è meno bisogno, delle aule, laboratori, insomma, che hanno questa necessità. Al momento però, diciamo, non abbiamo risposta a questa richiesta, però la provincia comunque si sta muovendo sul risparmio energetico degli edifici, un po' in ritardo rispetto a quello del comune, probabilmente per una questione di risorse. Negli uffici comunali e negli edifici gestiti dal comune già ci sono le valvole termostatiche. La provincia, essendo un ente, diciamo, indipendente e probabilmente anche con meno fondi, riesce a lavorare le richieste in maniera più lenta. Però è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, tra l'altro, quindi di cui anche l'Italia fa parte, e quindi anche le pubbliche amministrazioni devono dotare gli edifici di sistemi di risparmio energetico. Quindi questo potrebbe essere una... Non so però indicarvi che tempi ha la provincia per realizzare questi interventi. Infatti noi sia in laboratorio che in classe abbiamo notato appunto la mancanza delle manopole, che sarebbe anche piuttosto importante, anche se chiudendo i termosifoni comunque non si va ad influire sul consumo della caldaia. Però sicuramente se molte classi volessero le manopole o chiuse o comunque abbassate, il consumo della caldaia potrebbe essere ridotto, abbassando la potenza della caldaia. Certo. Appunto, le volevo chiedere a proposito, la caldaia può essere regolata dalla scuola o è competenza del comune? No, la scuola, la caldaia è, diciamo, gestita dalla provincia. La provincia dà in appalto, diciamo, la gestione degli impianti di riscaldamento a delle ditte che vincono l'appalto, e tutti gli impianti sono telegestiti. Okay. Quindi, diciamo, c'è una telegestione di tutti gli impianti di riscaldamento della provincia. Quindi noi non abbiamo possibilità di accesso nel locale della caldaia. Okay.
Quindi pensa ci sarebbe un modo per regolare questa caldaia oppure no? L'unico intervento che noi possiamo fare è chiedere alla provincia di regolare in maniera diversa il riscaldamento, cosa che abbiamo fatto, però ovviamente questo è una cosa che dipende da loro, anche stamattina abbiamo rifatto la richiesta, vediamo un attimino se ci vengono incontro. Anche perché i termosifoni hanno una temperatura piuttosto elevata, Piuttosto, sì. perché Intanto scottano quasi. l'impianto funziona, no? Sì, esatto. L'edificio è rivestito, isolato, ha le pareti isolate per. Allora, anche su questo credo sia necessario che diciamo, la valutazione della certificazione energetica dell'edificio debba essere ancora fatta. Essendo un edificio ormai datato, probabilmente non è una classe energetica diciamo bassa, insomma sarà sicuramente una classe energetica alta, però diciamo ancora la certificazione energetica dell'edificio non credo sia stata fatta, però questa è anche l'attività che la provincia deve fare in quanto ente proprietario dell'istituto. Poi un'altra proposta è stata una proposta piuttosto, diciamo, semplice, proposta dai ragazzi. Sì. Guardando, diciamo, le tende che sono installate nelle aule e nei laboratori, che stanno cominciando ad essere un po', diciamo, malmesse perché come si staccano, nel caso di una sostituzione, gli alunni avrebbero proposto l'installazione di tende di colore bianco, poiché, ad esempio, il laboratorio 5 è molto esposto alla luce solare. E quindi avere una schermata bianca che riflette la luce potrebbe aiutare molto l'isolamento della stanza. Sì, tenete conto di una cosa, che è vero che diciamo, il bianco riflette, però i colori diciamo, chiari va bene, tendono anche a non far passare il calore, quindi diciamo, da un certo punto di vista diciamo, diciamo, avete un'agevolazione rispetto all'esterno. Ma rispetto all'interno c'è una meno dissipazione di calore. Quindi qui bisogna vedere un attimo qual è il colore adatto per diciamo, il tipo di tenda, il tipo di. In genere, va bene, per quello che mi riguarda l'esperienza, dovrebbe essere un colore grigio, quello più adatto perché c'è una sorta diciamo, di compensazione tra il nero che è completamente assorbente. E un bianco che è completamente riflettente. Infatti, diciamo, se voi guardate, diciamo, non so se avete mai visto le centrali elettriche, questo è una centrale Sì. elettrica. Fuori la centrale elettrica ci sono i trasformatori. Allora, sono di colore grigio, va bene, questo grigio, è proprio per questo motivo. Quindi c'è una questione proprio di un colore che. Essendo il trasformatore una macchina che emette calore, però è anche esposta al sole, no? Quindi quel colore è quello diciamo, che più si adatta tra quello che può essere il calore interno che produce il trasformatore e quello che riesce a assorbire dall'esterno perché è all'aperto. Quindi anche lì bisognerebbe capire, e potrebbe essere diciamo, una ricerca vostra da fare rispetto a quello che è il colore più giusto da utilizzare come tenda. Questa è una mia esperienza, però verificatela anche, cioè, non credo che il colore bianco sia il colore più adatto, come giustamente il colore nero, magari è vero che vi oscura, però se diciamo, mettete un colore nero dentro ci morite di caldo. Visto che noi siamo da questo punto di vista indipendenti, una scuola rispetto alle tende, se eventualmente qualche tenda si usura, nel tempo la sostituiamo con qualche cosa che voi ci dite che è corretto che sia di quel colore. Anche perché la presenza stessa di 22 o più individui in una stessa stanza già riscalda molto, Sì, quindi. dovete considerare 100 watt a persona, è come una stufetta, cioè se sono siete 22 sono 2000, è un po' come Esatto. la tenda in forma accesa, insomma. Sì. Lavorando sul sensore della temperatura, Sì. noi abbiamo accesso ai dati anche in ore extrascolastiche. Sì. La professoressa Nesi ha trovato dei dati di temperatura piuttosto elevati anche durante la notte. Mm.
il che potrebbe essere indice appunto del fatto che i termosifoni continuano a lavorare anche fino a tarda ora. Grazie, perché questo... appunto sappiamo quando vengono spenti, se hanno un controllo. Allora, che io sappia, sì, dovrebbero essere spenti la, diciamo, il pomeriggio al termine delle attività didattiche. Però, diciamo, in questo periodo ho notato che anche io, diciamo, molto spesso il pomeriggio, anche nel tardo pomeriggio, erano accesi. Però io, questa è una cosa che purtroppo non dipende da me, più che segnalarlo. Possiamo... Grazie comunque di queste informazioni, perché sono cose importanti da e avere questo tipo di tecnologia dà una mano anche nel formulare poi eventuali proposte. Sì, poi essendo la scuola dotata anche di una stazione meteo impiantata sì. sul tetto, noi faremo anche dei confronti tra i dati della temperatura esterna, della temperatura esatto. interna e della temperatura del laboratorio 5 rispetto ad altre zone della scuola. Voi siete nella parte più esposta e più calda. Sì, e quindi avere una bella concentrazione di valore. Sì. Possiamo passare all'energia? Sì. Bene, allora, volevo fare una domanda sull'impianto delle luci. Se sa quando risale l'impianto, quando è stato fatto l'ultima volta. Questo che sappia è un impianto piuttosto vecchio che risale alla costruzione della scuola. Infatti abbiamo notato che nelle luci ci sono luci a neon e non a LED, che consumano molto di più delle luci a LED. Lei pensa che l'eventuale sostituzione dei neon con i LED potrebbe essere un'opzione? È sicuramente un'opportunità, perché significa risparmiare, no? Bisogna valutare il costo, diciamo, della sostituzione rispetto al beneficio che uno ha nell'arco di durata della vita, quanto io risparmio, no? E come lo distribuisco questo risparmio. Questo è un calcolo che si può fare. No? Quindi prendere, diciamo, a riferimento il costo di installazione, non è solo il costo di acquisto, certo. perché ovviamente devo smontare una lampada, ne devo rimontare un'altra, no? Quindi mi va considerato il costo di acquisto della lampada LED più il costo del montaggio. Quanto risparmio in termini di energia? So il costo del kilowattora, lo moltiplico per le ore di vita della lampada LED e vedo quanto risparmio. Anche questo è un calcolo che dovreste essere in grado di fare. Sì, infatti per ora non siamo entrati bene diciamo nel dettaglio di costi precisi, però esaminando il consumo di un LED, il consumo di un neon sì. è nettamente inferiore, quindi diciamo per un calcolo piuttosto fatto personalmente potete farlo precisamente prendendo, dunque, voi dovete partire però da questo base, qui c'è un po' di illumino tecnico nel mezzo, perché di quanta illuminazione ha bisogno la stanza? E quindi dovete considerare quanta luce ha bisogno l'ambiente. Dopodiché, in base a dei calcoli, però sono dei calcoli tecnici, sono più di un esperto. Se volete qualche cosa vi posso dire anch'io. Vi potete determinare quante lampade servono in quella stanza, ok? Perché non è che uno mette le lampade a caso, eh? Ok? Mette delle lampade in base a quella dell'illuminazione, cioè se io ho una scuola ho bisogno di un'illuminazione, se non sono in una sala operatoria ho bisogno di un'altra, no? Quindi le lampade non sono diverse perché le necessità sono diverse. Chiaro, in una scuola ho bisogno di una buona illuminazione, in una sala operatoria ne ho bisogno ovviamente di più, perché se no in un bagno probabilmente magari ne ho bisogno di meno, come in un corridoio, perché non sono ambienti di vita, insomma sono ambienti di passaggio. Quindi in base a quello, no, io posso sapere quanta illuminazione mi richiede e quante quindi lampade ne ho necessità. Una volta determinato quello, io so il consumo e faccio tutti i calcoli, e quindi so le lampade installate e così via.
se avete diciamo, volontà di approfondire questo argomento, io questo è il mio campo, per cui ve le posso dire queste cose. Perfetto. Tutto, insomma, allora potremmo tornare a chiederle cose. Sì. Mi ha accennato prima dei bagni, no? Sì. E mi è venuto in mente una cosa. I bagni restano accesi, con le luci accese, per tutta la durata della giornata scolastica e anche oltre. E quindi? Quindi, volevamo sapere, gli interruttori delle luci sono accessibili anche agli alunni? Sì. E quindi, secondo lei, potenzialmente potrebbe essere una soluzione anche semplicemente l'applicazione di un cartello che indica di spengere le luci quando una persona esce dal bagno? Potrebbe essere questa la soluzione, oppure potrebbe essere l'installazione di un sensore di sicurezza. Sì. Che però comunque è un posto diciamo più elevato, a seconda dei fondi della scuola. Se la scuola avesse fondi a disposizione sarebbe ancora meglio. Sì, no, non è un posto elevato. Il problema diciamo, è la certificazione poi dell'impianto che viene fatto. Però diciamo, è una cosa che si può fare. Che andrebbe applicata anche, secondo noi, ad esempio, alla sportiva, poiché soprattutto gli spogliatoi che vengono usati in realtà poco rispetto a quanto stanno accese le luci. Poiché una persona magari va a cambiarsi, fa 2 ore di educazione fisica, lo spogliatoio rimane inutilizzato, però con tante luci accese. Invece con un sensore di presenza si accende solo nel momento in cui c'è la presenza della persona dentro. Questa sarebbe una soluzione ottimale, sì. Per il consumo energetico invece più inerente al laboratorio 5, che è dove lavoriamo, avremmo pensato ad un timer di spegnimento per i computer. Abbiamo consultato anche un tecnico, il quale ci ha riferito che questo timer era stato disattivato poiché spesso il tempo di inutilizzo computer veniva poi sfruttato per gli aggiornamenti del sistema. Solo che successivamente, approfondendo il discorso, abbiamo scoperto che in realtà gli aggiornamenti vengono fatti in un giorno specifico della settimana. Quindi potremmo installare un timer già disponibile nel sistema operativo del computer, escludendo semplicemente il giorno della settimana dove i tecnici devono fare. Perché spesso gli alunni escono dall'ora di informatica e lasciano i computer accesi e quindi rimangono inutilizzati e consumano e fanno anche calore. Non credo ci sia altro. Lei pensa che potrebbero essere presi altri provvedimenti? Beh, questi mi sembrano già degli ottimi provvedimenti. Nel senso, se si riuscisse a realizzare un progetto di questo tipo, già saremmo veramente all'avanguardia, insomma, come risparmio energetico. Altre diciamo, tipologie di risparmio all'interno della scuola non ce ne sono, perché insomma, a parte gli impianti di riscaldamento per l'illuminazione, non abbiamo altre necessità, non abbiamo impianti tecnologici, ecco, che hanno necessità di essere diciamo, dotati di sistemi di risparmio, ecco, diciamo un'industria, insomma. Certo. Quindi su questo noi possiamo incidere. Abbiamo elettrodomestici, non in casa, per cui magari diciamo, compro un frigorifero, sì, abbiamo dei frigoriferi, ma sono cose diciamo del tutto minime, insomma, non incidono sul costo delle spese della luce o del gas. Più per quanto riguarda più la sensibilizzazione su questo argomento che più provvedimenti pratici, abbiamo notato che il tablet è stato installato a scuola nell'aula dove dovevano essere disponibili gli orari. Nell'ultimo periodo è stato sempre spento oppure comunque riutilizzato. Dato che noi abbiamo accesso appunto a dei gauge oppure a dei grafici in cui possiamo riportare le temperature, il consumo energetico delle varie aree della scuola,
Le volevo proporre di proiettare anche magari più aree, più dati di più aree, all'interno di questo tablet, così che magari gli alunni, ma anche i professori che passano dal lavoro possono controllare il tablet della scuola. Un'idea. Ci raccordiamo con i tecnici, vediamo come realizzare questa cosa qui. Questa potrebbe essere un po' l'idea, sì. Allora noi abbiamo finito. Grazie per la sua disponibilità. Prego. Grazie.